Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Oggi si terrà la lezione conclusiva del nostro ciclo di incontri sulla storia del Partito Comunista Italiano. La lezione di oggi ha come titolo La fine del PC 1984-1991 e avremo come relatore Marco Di Maggio. Ciao Marco. Ciao, buonasera. Marco Di Maggio è membro della redazione romana di Storia Magistra e ricercatore in storia contemporanea presso il Dipartimento di Storia, Antropologia, Religione, Arte e Spettacolo della Sapienza, Università di Roma. I suoi principali campi di ricerca sono la storia culturale e politica del movimento operaio nell'Europa occidentale del secondo dopoguerra, con particolare attenzione alla dimensione comparativa del caso italiano e francese. Tra le sue pubblicazioni segnaliamo Alla ricerca della terza via al socialismo, i PC italiano e francese nella crisi del comunismo 1964-1984, edizioni scientifiche italiane 2014. Segnaliamo anche la curatela del volume Sfumature di Rosso, la rivoluzione russa nella politica italiana del Novecento, edito da Accademia University Press nella collana di BHM. La Biblioteca di Storia Magistra nel 2017 e inoltre segnaliamo anche il volume uscito in occasione del centenario del Partito Comunista Francese e del Partito Comunista Italiano nella collana internazionale Marx, Engels, Marxism. Il volume si intitola The Rise and Fall of Communist Parties in France and Italy, edito da Palgrave e Macmillan nel 2021. La lezione di oggi si concentrerà principalmente sul periodo che va dalla morte di Enrico Berlinguer, dove ci eravamo lasciati, diciamo, l'altra volta con la lezione di Paolo Favilli, la nomina di Alessandro Natta segretario al partito, fino alla svolta della Bolognina. Si porrà particolare attenzione sulla dinamica di disfacimento della cultura politica del comunismo italiano e di come essa sia parte del processo più generale di affermazione dell'egemonia neoliberale da una parte e della fine della guerra fredda dall'altra. Non mi dilungo ulteriormente perché Marco ha tante cose da dire e quindi lascio la parola a Marco Di Maggio e vi auguro un buon ascolto. Grazie Guglielmo, grazie insomma per l'invito, per l'organizzazione di questo interessante seminario. E io riprendo un po' il filo della discussione e delle conclusioni del seminario precedente tenuto da Paolo Favilli e dedicato quella fase, quella lunga fase di storia del PC che coincide con la segreteria di Berlinguer. Favilli, insomma, ha concluso la sua relazione dicendo che la storiografia sul PC in qualche modo sconta, soprattutto nelle sue ultime produzioni, una sorta di metro di misura un po' distorto, che è quello, insomma, che analizza l'evoluzione della cultura del PC a partire dalla distanza con la socialdemocrazia. In realtà, negli ultimi anni, insomma, la storia politica italiana ha superato in buona parte questa visione. Nel mio caso, ma potrei citare anche altri studiosi, nel mio caso in realtà io cerco di leggere l'evoluzione della cultura politica del PC, dell'ultimo PC nello specifico, non tanto diciamo con il metro di misura della distanza della socialdemocrazia, ma cerco di leggere l'evoluzione del PC in qualche modo come parte di un processo di crisi culturale, delle strutture organizzative, del soggetto sociale. Favilli faceva anche riferimento alla necessità di studiare l'esplosione del soggetto sociale, diciamo, protagonista del movimento operaio novecentesco. Cerco di leggerlo appunto come parte di un tutto. Questo tutto è composto
dalla crisi del comunismo occidentale, anche dalla crisi dei partiti socialisti e socialdemocratici, dalla crisi dei movimenti di liberazione nazionale, dalla fine del terzo mondo come soggetto che agisce nello scenario internazionale, che porta istanze progressiste, molto spesso rivoluzionarie, e dalla crisi del comunismo come soggetto globale, come soggetto rivoluzionario globale, e crisi che, a mio avviso, per citare Silvio Pons, è prima di essere una crisi economica e sociale, è una crisi culturale. In qualche modo, a mio avviso, è una crisi della capacità egemonica del comunismo porsi in qualche modo all'avanguardia dei processi rivoluzionari mondiali. E quindi la crisi del PC, l'evoluzione del PC, si inserisce in questo quadro, che è ovviamente il quadro della fine della guerra fredda, per quanto riguarda appunto gli anni Ottanta. In questa relazione mi terrò su due livelli. Un primo livello è appunto quello in cui cercherò di descrivere sommariamente, ma anche citando alcuni documenti d'archivio, alcuni eventi che ritengo cruciali, cercherò di collocare il PC nel contesto internazionale, europeo e mondiale della seconda metà degli anni Ottanta. Nella seconda parte della relazione invece mi concentrerò più sulla situazione italiana, però anche in questo caso senza dimenticare come l'evoluzione della situazione economica, politica e sociale italiana sia legata all'evoluzione complessiva del quadro soprattutto europeo, e in questo caso dell'accelerazione del processo di integrazione europea che si realizza nella seconda metà degli anni Ottanta. Prima di entrare nel merito, un'ultima piccolissima e brevissima premessa che mi sembra importante però. Qual è l'originalità del comunismo italiano nella storia del comunismo novecentesco? L'originalità del comunismo italiano è innanzitutto, sicuramente, come diceva Dorsi nella lezione iniziale, l'eredità di Gramsci. Ma come viene declinata questa eredità di Gramsci? Sono temi che sono stati affrontati nei seminari precedenti. La particolarità del PC è quella di un partito che non utilizza il marxismo come ideologia della legittimazione, tipica della cultura politica, diciamo, del comunismo nella sua dimensione marxista-leninista, staliniana, se vogliamo. Ma è un partito che utilizza in qualche modo il marxismo per agire nello spazio della politica. Spazio della politica che è composto appunto, per spiegarla molto sinteticamente, da due dimensioni tra loro dialetticamente collegate: la dimensione nazionale e la dimensione internazionale. A partire da Togliatti, in qualche modo il PC è un partito che coglie lo spazio della politica, e dentro questo spazio, a partire dal 1956, con la famosa intervista a Nuovi Argomenti e poi con il memoriale di Yalta, il testamento politico di Podogliatti nel 1964, propone il PC una sorta di riformismo dentro il movimento comunista. Ma per riformismo non dobbiamo considerare questo termine nell'accezione che comunemente gli diamo, cioè appunto di partito riformista, ma di partito che propone un progetto di riforma del movimento comunista, perché ne coglie in qualche modo i limiti, soprattutto nella fase post-staliniana, cioè quella che comincia in qualche modo con il rapporto segreto del 20° congresso del Partito Comunista di Khrushchev, quel famoso rapporto sui crimini di Stalin, e poi con la crisi ungherese del 1956. Eccetera. Quali sono le coordinate di questo progetto politico originale del PC dentro il movimento comunista? Quello di che il comunismo occidentale, con il PC con un ruolo d'avanguardia, avrebbe dovuto svolgere una sorta di ruolo di ponte
fra est e ovest e fra nord e sud del mondo per superare il bipolarismo della guerra fredda, e avrebbe dovuto avere nello svolgimento di questo ruolo una serie di interlocutori. Il primo interlocutore, il più importante probabilmente, è l'Unione Sovietica, che in qualche modo rimane, perlomeno fino agli anni Ottanta, il punto di riferimento del campo socialista. Poi i movimenti di decolonizzazione e poi il progressismo europeo, nelle sue diverse accezioni, cattolica, socialista e comunista. Queste sono le coordinate dell'azione politica del PC, che appunto si svolge in questa unità dialettica tra nazionale e internazionale. Questa è in qualche modo l'eredità di Togliatti, che poi si evolve nella sua interpretazione berlingueriana, e questo bagaglio arriva fino alla morte di Berlinguer nel 1984. Alla morte di Berlinguer nel 1984 però ci ritroviamo in una situazione di che tipo? Uno, da una parte, di recrudescenza della guerra fredda, ma da una parte anche di crisi del bipolarismo della guerra fredda, crisi in qualche modo della capacità delle due grandi superpotenze di assicurare la compattezza delle proprie sfere di influenza, per determinate ragioni che adesso per questioni di tempo non possiamo approfondire. Un altro elemento è la crisi del terzo mondo, quindi la crisi dei movimenti di liberazione nazionale, che in qualche modo inizia a definirsi nella prima metà degli anni Ottanta e nella seconda metà degli anni Ottanta è già evidente. Quindi in qualche modo alla morte di Berlinguer le coordinate, come vedremo meglio più avanti, della politica del PC, di questa priorità della politica nell'azione del PC, vengono meno. Però nel corso della prima metà degli anni Ottanta, rispetto agli altri partiti comunisti occidentali, quello italiano mostra una straordinaria capacità di non sprofondare nel declino elettorale e anche di arginare il disfacimento culturale e organizzativo della propria base militante. Fino alla morte di Berlinguer nel 1984, il PC rifiuta sia l'integrazione negli equilibri neoliberali dell'Occidente e dell'Europa, che coinvolge i partiti dell'Internazionale Socialista, e vede in Italia il Partito Socialista di Craxi come principale protagonista, sia il ripiego identitario nel massimanismo nazionalista e filosovietico dei comunisti francesi e spagnoli. Dai primi anni 70, a partire dalla riflessione sulla crisi del modello sovietico e della revisione del giudizio sulla rivoluzione d'ottobre e i suoi sviluppi, si afferma nel PC una concezione che potremmo definire etica della rivoluzione, che intende la marcia verso il socialismo come il superamento del capitalismo mediante il progressivo risanamento dei guasti da esso provocati. E questo, secondo me, è il cuore, come dire, dell'identità socialista del PC berlingueriano. Appunto, questa concezione etica del socialismo che Berlinguer cerca di mantenere viva nell'ultima parte della sua segreteria, quella che segue la fine della solidarietà nazionale, intende appunto una sorta di concezione progressiva che concepisce anche che comprende anche l'evoluzione dell'internazionalismo, per come essa si era configurata dopo la primavera di Praga, quando Berlinguer aveva iniziato a parlare di crisi dell'internazionalismo, intesa come crisi della capacità dell'Unione Sovietica di essere l'avanguardia del movimento rivoluzionario mondiale, nelle sue diverse anime, quella comunista, quella dei movimenti di liberazione nazionale, ma anche quella dei movimenti progressisti dell'Occidente. In qualche modo, durante l'ultima fase della segreteria di Berlinguer, il PC coglie molte delle dinamiche che caratterizzano la crisi dell'età dell'oro, di quella che Hobsbawm definisce l'età dell'oro, cioè quella della fase del capitalismo keynesiano, che comincia con con la fine della Seconda Guerra Mondiale e inizia a
disfarsi a partire dalla crisi petrolifera del 1973 e con la fine della convertibilità del dollaro in oro. Dentro la fine dell'età dell'oro c'è anche il progressivo indebolimento delle forme organizzative e culturali che le classi subalterne avevano costruito nel corso del Novecento, che avevano permesso al soggetto diversità al soggetto politico e ai soggetti politici, potremmo utilizzare anche il termine al plurale, del movimento operaio, di interagire e di condizionare l'evoluzione del capitalismo fordista e keynesiano in Occidente. Nella denuncia del consumismo, della guerra, dell'iniqua ripartizione delle risorse fra nord e sud del mondo, dei disastri ambientali che contraddistingue il discorso politico del PC negli anni Ottanta, vi è la percezione delle evoluzioni del capitalismo tardo novecentesco, cioè dell'affermazione del capitalismo neoliberale, e anche del primo manifestarsi della crisi della democrazia di massa, delle forme di rappresentanza democratica nei paesi più avanzati dell'Occidente. Il PC di Berlinguer cerca di rispondere a questa crisi su un piano etico e ideologico, perché a causa di fattori oggettivi, appunto la crisi dell'età dell'oro, la fine della distensione internazionale, e a causa anche di fattori soggettivi, l'erosione culturale e simbolica del progetto politico comunista, il PC è sempre più incapace, sempre meno in grado di fornire una risposta su quello appunto della teoria e della pratica politica, quel campo della politica appunto che lo aveva caratterizzato nella fase precedente. Quindi anche il PC, nonostante mantenga una forte, incomparabilmente più forte forza rispetto agli altri partiti comunisti occidentali, anche al suo omologo francese che nella seconda metà degli anni Ottanta scivola pressoché nell'irrilevanza nel sistema politico e nella vita politica nazionale, anche il PC in qualche modo di Berlinguer sceglie una dimensione identitaria. Quello che io chiamo lo sgretolamento culturale del PC dopo la morte di Berlinguer mostra i limiti di questa risposta, che non sopravvive appunto alla scomparsa del suo principale artefice, perché non riesce ad incidere profondamente sulla cultura politica, sulla composizione sociale e sulla struttura organizzativa del partito, come invece era stato in passato. Quindi questo è la situazione in cui Alessandro Natta assume la guida del partito all'indomani della morte di Berlinguer e del grande successo elettorale alle elezioni europee del giugno 1984. Durante gli ultimi anni di Berlinguer, l'iniziativa internazionale del partito aveva perso dinamismo sia rispetto ai tradizionali interlocutori del movimento comunista, sia nel rapporto con i partiti socialisti e socialdemocratici. Già con il 16° congresso che si era tenuto a Milano nel marzo 1983, questa situazione di difficoltà nell'iniziativa internazionale, che era stata mitigata dalla capacità di entrare in sintonia con i movimenti pacifisti che si erano sviluppati in Italia e in Europa durante la Seconda Guerra Fredda, durante la crisi dei cosiddetti euromissili, aveva spinto a rivedere le tesi sulla crisi della socialdemocrazia che erano state formulate all'inizio del decennio, no? Quando Berlinguer aveva detto che il PC doveva farsi portatore di una terza via alternativa sia al modello sovietico sia a quello socialdemocratico. In qualche modo già nel 1983, quindi con Berlinguer vivente, erano state relativizzate queste posizioni e si era arrivati a un riconoscimento, alla formalizzazione di un riconoscimento dell'esistenza di un terreno comune a tutta la sinistra europea. Natta prosegue, quando diventa segretario, prosegue su questa strada, che mette in secondo piano il discorso sulla terza via al socialismo e recepisce le istanze di maggiore collegialità emerse al momento della sua elezione a segretario. Ecco, questa è un'altra questione importante. Il gruppo dirigente del PC alla morte di Berlinguer è un gruppo dirigente
già profondamente diviso, che si era già iniziato a spaccare nella fase immediatamente successiva alla seconda, alla solidarietà nazionale. E solo il carisma, la personalità, l'autorevolezza di Berlinguer era riuscito a occultare, se volete, solo parzialmente queste divisioni. Di fronte a questa situazione, fra il 1984 e il 1986, Natta continua a rivendicare in qualche modo le risorse identitarie, l'eredità berlingueriana e anche quella togliattiana. Tuttavia ciò avviene in un contesto di profondo mutamento sia dello scenario internazionale, che è segnato da molteplici tensioni, sia del contesto nazionale. Quindi in qualche modo i riferimenti teorici, ideologici, identitari che insomma fanno parte, che compongono l'eredità berlingueriana e anche quella togliattiana, appaiono sempre più inadeguati, sia per conservare l'unità interna, sia per svolgere un ruolo di primo piano nello scenario nazionale, ma anche per riattivare quella rete di relazioni internazionali che aveva fatto sì che il PC apparisse come probabilmente il partito politico che non è mai stato al governo, ma che era più influente sul piano internazionale a livello non solo europeo ma mondiale. Per comprendere l'evoluzione del PC post-berlingueriano è fondamentale sul piano della politica internazionale, è fondamentale analizzare il rapporto che esso instaura da una parte con il tentativo riformista di Gorbaciov, da un'altra con le evoluzioni della Cina di Deng Xiaoping e dall'altra ancora il rapporto che esso instaura ovviamente con la socialdemocrazia europea. In un articolo sull'unità del 15 giugno 1989 lo storico sovietico Roy Medvedev afferma che Berlinguer, cito, ha influenzato la parte migliore dell'intelligenza del partito sovietico. Qualche giorno più tardi un altro storico che conosciamo già, è stato citato da Favilli, l'inglese Donald Sassoon, conferma questa lettura scrivendo che Gorbaciov fu influenzato da Berlinguer e dalle sue idee e che, cito, una cosa è certa, non è possibile non riconoscere onestamente che il nuovo modo di pensare sovietico si ispira anche alle innovazioni di Berlinguer. Il primo incontro ufficiale tra Gorbaciov ed esponenti del PC avviene ai funerali di Berlinguer, ai quali Gorbaciov partecipa come membro della delegazione sovietica. Gorbaciov rimane profondamente colpito dalla partecipazione popolare alle esequie, arrivando a considerare questa esperienza più significativa della lettura di Gramsci per comprendere la forza del comunismo italiano e la sua profonda diversità rispetto a quello sovietico. Negli stessi mesi in cui Gorbaciov assume la guida del Partito Comunista Sovietico, in un editoriale sull'unità, Napolitano riporta le sue impressioni dopo un soggiorno in Cina. Egli parte dalla premessa che spesso le analisi politiche e le interpretazioni politiche messe in campo nei paesi socialisti sono sempre smentite dai fatti. Tuttavia, il leader della cosiddetta destra migliorista giudica positivamente le riforme economiche in corso e descrive uno scenario di grande sviluppo che introduce mutamenti sostanziali sul piano interno e internazionale. Come per Gorbaciov, prudenza e apertura ispirano l'interesse per la Cina di Deng Xiaoping e costituiscono le premesse a partire dalle quali viene organizzato anche un viaggio di Natta nella Repubblica Popolare. Insomma, per quanto riguarda la Cina, si ritiene possibile che essa contribuisca all'avanzamento del multilateralismo e della distensione internazionale, quindi al ritorno a un clima di distensione dopo le recrudescenze della Seconda Guerra Fredda, e che riconosca anche al PC il ruolo di interlocutore di primo piano che nella mediazione e nel dialogo fra Cina e paesi dell'Europa occidentale. Quindi l'esito del vertice di Natta, del viaggio di Natta a Pechino, è interpretato come un'opportunità per riguadagnare un ruolo di mediazione.
queste valutazioni e questo viaggio di Natta nella Repubblica Popolare avvengono quasi a ridosso di, dell'adozione delle prime riforme da parte di Gorbaciov e delle sue mosse sempre più audaci in politica estera. Dal rapporto fra il PC e Gorbaciov emergono alcuni nodi che in quest'ultima fase di vita del comunismo novecentesco influenzano in forme diverse i comunisti italiani e sovietici, sia sul piano dell'evoluzione della cultura politica, sia su quello dell'iniziativa internazionale. Anche sulla base delle osservazioni e delle posizioni del PC, infatti, Gorbaciov deve riconfigurare la sua analisi della crisi del movimento comunista e prendere atto delle scarse possibilità di un suo rilancio. Alla luce di questa consapevolezza, la leadership sovietica si concentra per esempio molto più sulla lotta per il disarmo e la distensione come terreno principale per la riconquista di una nuova centralità dell'Unione Sovietica in Europa e nel mondo e molto di meno per esempio sul rilancio di un'iniziativa unitaria comune a tutti i partiti comunisti. Infatti gli italiani rifiutano di associarsi allo sforzo di riforma e di rilancio del movimento comunista che propone Gorbaciov già dai primi incontri nel 1985 e 86 con i vertici del PC. Scusate. Il PC riconosce a Gorbaciov fondamentalmente il ruolo di attore nel superamento del bipolarismo della Guerra Fredda e nella costruzione di un nuovo scenario di cooperazione internazionale. Nel gruppo dirigente italiano si rafforza l'idea che anche la socialdemocrazia europea avrebbe potuto trovare nell'Unione Sovietica di Gorbaciov un interlocutore efficace e un utile sostegno per il superamento della sua crisi, perché si ritiene, si osserva più che si ritiene che anche la socialdemocrazia sia in crisi. La destra del partito che fa capo a Napolitano si preoccupa inoltre del fatto che la politica di Gorbaciov possa indurre al rilancio dell'indirizzo riformatore all'interno del movimento comunista che il PC aveva praticato fino al 1981, fino alla famosa dichiarazione sulla fine della spinta propulsiva. E inoltre, sempre la tendenza guidata da Napolitano teme che un rafforzamento di Gorbaciov come appunto riformatore del comunismo e riformatore del movimento comunista avesse potuto rilanciare dentro il Partito Comunista Italiano l'identità tradizionale che vive ancora, nonostante tutto, l'appartenenza alla famiglia comunista internazionale come un aspetto caratterizzante, come un aspetto fondamentale. Per questo si punta a la destra, in qualche modo, durante la segreteria Natta, prenderà il controllo della gestione dell'azione internazionale del partito. E per questo si punta a circoscrivere la portata del nuovo corso della politica sovietica alla lotta per la distensione internazionale. A fronte di questa chiara volontà della componente più decisa a spingere il PC verso la socialdemocrazia, e a parte l'opposizione della componente costruttiana e di pochi altri, non c'è un chiaro indirizzo alternativo. Quella parte del gruppo dirigente che pure aveva sostenuto con decisione l'eurocomunismo prima e l'ipotesi di terza via poi, e che avrebbe dovuto individuare nella politica di Gorbaciov il frutto, seppur tardivo, del riformismo praticato dal PC nel movimento comunista per 25 anni, resta silente. Lo stesso Natta, che era stato un sostenitore della linea berlingueriana, prosegue in quel ruolo di mediazione fra le diverse sensibilità interne. I documenti d'archivio ci mostrano una spiccata capacità della destra migliorista di incidere sulla linea politica e sulla riconfigurazione dell'identità del partito. Che cosa che emerge chiaramente con la preparazione del 17° congresso che si tiene nell'aprile 1976, quello in cui appunto il PC si dichiara parte integrante della sinistra europea, cioè rinuncia in qualche modo alla caratterizzazione di
all'appartenenza a un campo socialista internazionale. Questo avviene in concomitanza con l'accelerazione del processo di integrazione europea. Secondo lo storico dell'integrazione europea Mark Gilbert, l'atto unico europeo che viene firmato nel 1986 è stato soprattutto un compromesso fra il socialista francese Jacques Delors e Margaret Thatcher, compromesso che si realizza all'ombra dello stabile predominio dell'economia della Repubblica Federale Tedesca sul continente. Che è sancito, predominio che è sancito dalla sconfitta dell'esperimento mitterrandiano del 1981-1983 di costruire appunto questo socialismo alla francese. Il comune denominatore fra il commissario francese, fra Jacques Delors e la Thatcher, è rappresentato appunto dalla fede nel mercato. Una fede suscettibile di due interpretazioni, una più sociale nel caso di Delors, l'altra convintamente liberista per quanto riguarda la Thatcher. L'assunzione piena e convinta della centralità europea, di sentirsi parte della sinistra europea, avviene in questo contesto e diviene così per il PC il nodo centrale per elaborare una risposta alla crisi del movimento operaio. Da ciò deriva una nuova scelta di campo. Se si rinuncia definitivamente all'idea di movimento comunista internazionale, riducendo i rapporti con gli altri partiti comunisti alle relazioni bilaterali, cosa che il PC aveva sempre rifiutato in precedenza, e al sostegno dei singoli processi di riforma e al comune impegno per la distensione internazionale, la formula del PC parte integrante della sinistra europea, sancita nel congresso dell'86, si traduce nel riconoscimento dei partiti socialisti e socialdemocratici come interlocutori privilegiati. Socialisti e socialdemocratici che o sono in crisi oppure appunto sono gli artefici del compromesso, come nel caso di Delors, con in qualche modo il liberismo ortodosso della Thatcher. E vedremo poi in che cosa si traduce in termini di linea politica questo. Così il PC comincia a ridefinire i principi della propria azione internazionale. L'identità comunista del partito italiano, seppur rivendicata nella sua peculiarità, si inserisce in una prospettiva più ampia e allo stesso tempo sempre più vaga, molto più vaga, quella della ricerca dell'unità delle forze progressiste europee. Che devono essere non più in grado di produrre un superamento del bipolarismo internazionale, la transizione democratica al socialismo, come era nel caso di Berlinguer, ma devono essere in grado di indirizzare il processo di integrazione continentale. In questo modo, appunto, si indebolisce progressivamente quel riferimento anticapitalistico rivoluzionario che l'ultimo Berlinguer aveva tentato di rilanciare con la formula della terza via al socialismo. Un'ulteriore manifestazione dell'inesorabile restringimento di quello che veniva individuato come uno dei principali campi d'azione del PC sono gli esiti del tentativo di mantenere attiva la collaborazione fra le forze progressiste del bacino del Mediterraneo. A metà degli anni Ottanta la situazione in Medio Oriente e in Nord Africa è molto deteriorata. L'attivismo militare e politico degli Stati Uniti, alleati con l'Arabia Saudita e con il nuovo Egitto di Sadat e attivi nel conflitto con la Libia di Gheddafi, e da una parte, e dall'altra il ruolo di Israele, quindi la destabilizzazione del Libano, le nuove relazioni con la Cisgiordania, e dall'altra ancora il conflitto fra Iran e Iraq, in qualche modo indeboliscono quello scenario che aveva permesso appunto al PC di tessere una serie di relazioni e di collaborazioni spesso proficue con tutti i movimenti progressisti del Mediterraneo, e dall'altra invece provocano fenomeni di destabilizzazione, provocano l'inizio, l'apparizione dei movimenti armati di matrice islamica. Già è la crisi di quelli di ispirazione nazionalista e marxista, cioè i movimenti
armati di matrice islamica di fatto spesso egemonizzano il bacino che fino a quel momento nella sponda sud del Mediterraneo era stato proprio dei movimenti progressisti, rivoluzionari di matrice marxista o nazionalista progressista. Già nei primi mesi del 1985 i dirigenti del PC devono prendere atto dell'impossibilità di proseguire nella costruzione della collaborazione fra i movimenti progressisti nel Mediterraneo. A questa situazione si aggiunge in qualche modo negli ultimi mesi dell'86 il successo di Gorbaciov, che inizia in qualche modo ad imporre la politica di disarmo nucleare. Ma anche qui dobbiamo, e infine un altro evento particolare molto importante è l'anniversario della rivolta ungherese del 1956, il trentesimo anniversario nel 1986. All'inizio di ottobre una delegazione italiana guidata da Natta si reca a Budapest per incontrare il leader ungherese Kádár. Fra i partiti dell'Europa orientale, quello ungherese è il più convinto sostenitore della perestroica, tanto da rivendicare una sorta di ruolo precursore, per cui in Ungheria la perestroica sarebbe cominciata già negli anni 60, dopo appunto il 56. Nella nota che Renato Sandri, il braccio destro di Natta, redige alla fine degli incontri con i dirigenti ungheresi, si parla della contraddizione, cito, tra la teorizzazione marxista della superiorità del socialismo in quanto capace di sviluppo continuo delle forze produttive e la realtà attuale, nella quale il capitalismo riesce ad assicurare tale sviluppo, anche vertiginoso, rispetto ai paesi socialisti dominati dalla stagnazione. Fine citazione. Una situazione questa che secondo Sandri pone in discussione la stessa natura socialista dei regimi dell'est dell'Europa orientale, che secondo Kádár, cito ancora, sono chiamati ad un'opera di rifondazione o di rivoluzione che deve investire ogni angolo della teoria e della pratica. Un'impresa dagli esiti incerti che renderà di nuovo l'Europa orientale, questa è la previsione di Kádár, e quella balcanica una zona di instabilità e di crisi. E poi c'è un'amara considerazione di Sandri che conclude il suo rapporto con una constatazione sulla personalità dei dirigenti dei paesi socialisti. Egli dice: se l'anziano Kádár rappresenta quanto di meglio per epica e umanità il Comintern ha prodotto, si tratta di un'altra epoca rispetto a quella in cui si è formato il suo probabile successore Mitias Tsouros, il cui profilo è non molto bene definibile. Queste considerazioni sulle contraddizioni fra teoria e realtà e tra le risorse umane a disposizione del socialismo reale esprimono la difficoltà sempre più profonda per i comunisti italiani nel definire le coordinate teoriche e pratiche della propria politica. Appunto, dicevamo, contemporaneamente a questo viaggio a Budapest c'è questo vertice tra Reagan e Gorbaciov a Reykjavik, e nella quale appunto gli USA in qualche modo Gorbaciov preme sugli Stati Uniti per il disarmo nucleare, annuncia la riduzione delle spese per gli armamenti da parte dell'Unione Sovietica, ma invece gli Stati Uniti non accettano le proposte sovietiche sull'avvio di un processo di disarmo e sulla rinuncia al progetto di difesa di missilistica spaziale degli Stati Uniti. In qualche modo il vertice di Reykjavik è un successo mediatico che però ha dietro uno scarso successo politico, però il vertice di Reykjavik è interpretato dal PC come un successo dell'Unione Sovietica, sul quale deve essere ricalibrata l'iniziativa internazionale del partito. Il punto più controverso, è importante sottolinearlo, della discussione che c'è nella direzione del PC dopo questo vertice sono le implicazioni la nuova situazione di dialogo dovrebbe avere in qualche modo sul rapporto del PC con i movimenti pacifisti. Ecco,
l'abbiamo detto all'inizio, il PC di Berlinguer aveva mitigato il progressivo isolamento sia a livello nazionale che a livello internazionale proprio nel rapporto con queste nuove forme di pacifismo. Nuove forme di pacifismo che negli anni Ottanta annunciano i movimenti pacifisti che arrivano fino agli inizi degli anni 2000, quindi fino alla mobilitazione contro le guerre in Iraq e poi anche, se vogliamo, agli eventi, ai movimenti no global, diciamo, degli inizi degli anni 2000, Genova 2001, i social forum, eccetera. Il punto più controverso di questa discussione che avviene nel 1987 è che Napolitano, che è responsabile della politica estera del PC, dice che non è più possibile parlare genericamente di pace, di disarmo, di scioglimento dei blocchi, perché ciò non fa politica internazionale vera, di difesa, di sicurezza, non è linea di governo. Fine citazione. Quindi in qualche modo in questa fase si sviluppa dentro la direzione una polemica. La FIGC interviene perché critica Napolitano, e criticando Napolitano perché dice che l'adozione di una posizione in qualche modo più diplomatica, una maggiore diplomatizzazione del pacifismo di PC avrebbe rotto quel rapporto che si era creato con i movimenti pacifisti. Quindi in qualche modo si giudica esaurito il movimento della pace e quindi l'implicazione è di rifiutare posizioni di tipo neutralista, di superamento dei blocchi, che erano stati invece un elemento caratterizzante la cultura politica del PC. Di fronte a questa evoluzione qual è il risultato? Il risultato è che tra il 1987 e il 1989 lo stesso Napolitano in una nota che gli indirizza Antonio Rubbi, che è l'altro responsabile della politica estera del PC, è costretto ad ammettere che la politica internazionale del partito rimane in una situazione di stallo. I rapporti con la socialdemocrazia rimangono solamente a un livello di discussione. I rapporti con i movimenti progressisti del Mediterraneo, come abbiamo visto, sono in crisi. L'unico elemento di dinamismo resta la politica di Gorbaciov. In qualche modo si assiste così, già prima del 1989, a un progressivo degrado delle basi che avevano consentito al PC di tessere quella rete di rapporti internazionali che erano stati il suo punto di forza. Questi rapporti infatti erano stati costruiti a partire da un preciso orientamento, incentrato sulla messa in discussione del bipolarismo e su una prospettiva di tipo socialista e democratica, che faceva appunto del PC il principale artefice del comunismo riformatore. Il partito italiano non riesce più a svolgere con efficacia questo ruolo di ponte fra est e ovest e tra nord e sud. E in questo contesto anche le iniziative nell'ambito della comunità europea, siano esse sui temi economici, istituzionali o della politica estera, rivelano una scarsa incisività e si collocano su un piano prevalentemente ideologico, dove l'europeismo, dai contenuti vaghi, dalle diverse interpretazioni, perché l'europeismo di Napolitano è diverso da quello di Ingrao, che è diverso da quello di Natta o di Paietta, l'europeismo però inizia a svolgere un sostitutivo, una funzione sostitutiva dell'identità comunista in crisi. Tra l'87 e l'89 i dirigenti del PC si recano a Mosca in tre occasioni. Il primo è il settantenario della rivoluzione d'ottobre. Il secondo è una discussione tra Gorbaciov e Natta sulla comunità europea, in cui Gorbaciov fa notare al segretario italiano, cito testualmente, quale alternativa, Gorbaciov chiede a Natta, quale alternativa socialista è possibile nell'Europa occidentale in queste condizioni e a cospetto di questi processi di integrazione, cioè quelli dell'atto unico, della liberalizzazione dei movimenti di capitale, eccetera. Il carattere di integrazione, dice Gorbaciov, è obiettivo, ma gli obiettivi della sinistra non possono non essere diversi da quelli del capitalismo.
Certo che bisogna coinvolgere anche le forze della socialdemocrazia, ma qual è il programma, qual è la piattaforma programmatica? La risposta di Natta è basata sulle indicazioni di massima messe a punto dal PC nel corso degli anni Ottanta e che costituiranno appunto la base dell'europeismo di sinistra negli anni successivi. L'obiettivo è orientare il processo di integrazione in senso democratico, a cominciare dall'ampliamento dei poteri del Parlamento europeo e verso un maggiore allargamento dei diritti sociali che permetta, tramite l'integrazione dell'economia dei paesi della CE, di superare la crisi dello Stato sociale e sconfiggere appunto l'offensiva neoliberista. Nella discussione si coglie anche il cambiamento di prospettiva di Gorbaciov sulla formula da lui coniata sulla Casa Comune Europea. Infatti, di fronte ai distinguo italiani, il leader sovietico precisa che l'URSS guarda l'Europa come un paese europeo e riconosce l'importanza del contributo della CE e dell'Europa occidentale allo sviluppo della parte orientale del continente. Affermazioni queste che suonano come la presa di coscienza di come la crisi del blocco socialista sia accelerata dalla crescente influenza che i paesi della CE, in particolare la Germania federale, esercitano sull'Europa dell'Est e che l'URSS debba quindi tentare di rinegoziare il suo ruolo in Europa. L'incontro successivo è del novembre 1989, all'indomani della caduta del muro di Berlino, quando Gorbaciov incontra il nuovo segretario del PC Occhetto a Roma, che gli comunica l'accelerazione delle iniziative volte a consentire l'ingresso del PC nell'Internazionale Socialista, considerata l'unico contesto in cui sviluppare l'iniziativa internazionale del partito. Diciamo che per concludere questa parte della relazione sulla politica internazionale del PC possiamo dire che, influenzato direttamente dalla destra del partito, Natta indirizza la politica internazionale del PC verso un europeismo di marca socialdemocratici, i cui contorni però restano poco definiti a causa della crisi politico-culturale della stessa socialdemocrazia europea, che pregiudica gli esiti di questo tentativo di costruire una convergenza appunto che sia sia politica sia ideologico-culturale con i partiti dell'Internazionale Socialista. Questo, a mio avviso, smentisce un po' la tesi contenuta nel libro autobiografico di Giorgio Napolitano, Dal PC al Socialismo Europeo, secondo cui in qualche modo il rapporto con Gorbaciov avrebbe frenato l'evoluzione socialdemocratica del PC. Io credo invece che il rapporto del PC con Gorbaciov appaia caratterizzato da un reciproco condizionamento. L'itinerario del Partito Comunista Sovietico di Gorbaciov e del PC post-berlinguerano si influenzano a vicenda nel quadro appunto di questo disfacimento delle culture del movimento operaio novecentesco, che è determinato dalla fine della Guerra Fredda, dai processi di mondializzazione e dall'accelerazione del processo di integrazione europea. La parabola di Gorbaciov dal 1985 al 1991 segue dunque un itinerario analogo a quello del PC. Fra gli ultimi anni della segreteria di Berlinguer, la segreteria di Natta e quella di Occhetto, che parte dal un itinerario che parte dal rinnovamento del comunismo, passa per la avvicinamento a una prospettiva di tipo socialdemocratico e giunge alle soglie della liberal democrazia. Per comprendere questa evoluzione, questo itinerario, come ho detto, è necessario legare l'analisi della collocazione internazionale del partito con quella del suo ruolo nel quadro politico ed economico nazionale. Lo scenario italiano fra la fine degli anni Ottanta e i primi anni 90 è caratterizzato dall'emergere di numerose e sempre più profonde linee di frattura. Crisi del sistema politico e istituzionale, crisi economica e fiscale, criminalità organizzata dilagante, con diffusione della violenza nel contesto civile che dal sud del paese si estende a tutto il territorio e che fa più morti degli anni di piombo. Questo è importante sottolinearlo, perché nel dibattito pubblico questo resta sempre un elemento molto molto ai margini. A intensificare questi fenomeni, che insieme compongono il quadro di una crisi sistemica, sono proprio gli sviluppi del processo di globalizzazione e di integrazione europea.
L'erosione, in questo quadro, l'erosione culturale identitaria del PC è favorito dal forte calo elettorale registrato alle elezioni politiche del 1987. Dopo queste elezioni, si realizza infatti un importante cambio di personale politico all'interno del gruppo dirigente, che vede l'ascesa di quella generazione formatasi durante gli anni della segreteria di Berlinguer. E quindi la nomina di Occhetto a successore di Natta e a vice segretario del partito. A partire dalla primavera del 1987 sono introdotti nuovi temi nel dibattito interno e nel discorso pubblico del PC, che saranno ulteriormente sviluppati dopo le dimissioni di Natta nella primavera del 1988. Si avvia così un processo di trasformazione dell'eredità berlingueriana. I primi segnali si possono già individuare nel 1988 in un seminario sul programma, sulla proposta programmatica del PC. La relazione principale a questo seminario è di Alfredo Reichlin, un altro che era stato un grande sostenitore di Berlinguer, un membro della sinistra berlingueriana che aveva svolto il ruolo di ponte tra Berlinguer e Ingrao. Da questa relazione di Reichlin emergono una serie di nodi al centro del dibattito interno del PC negli anni successivi: la questione dell'integrazione europea, il rapporto fra Stato e mercato, la costruzione di un nuovo blocco storico che permetta al Partito Comunista di rompere l'isolamento e di accedere al governo, e in qualche modo sono i temi al centro del dibattito del partito negli anni che vanno dal 1988 alla nascita alla fine del PC e alla nascita del PDS con la scissione di Rifondazione Comunista. Nel 1988 lo stesso Reichlin, che ha assunto la direzione del CESP, il Centro Studi sulla Politica Economica del PC, interviene più volte sul rapporto fra politica economica, politica fiscale e integrazione europea. Egli afferma che il processo di unificazione europea può avvenire su basi di natura esclusivamente finanziaria, in realtà già sta avvenendo su basi di natura esclusivamente finanziaria, che finirebbero per sancire, cito, il dominio tedesco imperniato sull'integrazione banca-industria, sull'esportazione di merci e di capitali e quindi sul contenimento della crescita. Per evitare ciò, la sinistra deve farsi europeista e conquistare il titolo a governare. Nei mesi seguenti Reichlin torna più volte su questi temi. Egli su Rinascita definisce il processo di liberalizzazione di capitali iniziato alla fine degli anni 70 come un evento di portata storica che ha fatto sì che la finanza divenisse il principale strumento di governo dell'economia. In questo contesto la rivoluzione conservatrice all'italiana avrebbe prodotto un quadro di consumo e di degrado delle infrastrutture, del patrimonio e dell'ambiente che rischia di compromettere il futuro delle future generazioni. Vedete, si introduce un lessico che poi sarà al centro sarà parte del lessico politico fino ai giorni nostri: il degrado delle strutture pubbliche, il problema delle future generazioni, eccetera. Le critiche del PC, da questo momento in poi, le critiche del PC nei confronti dei partiti di governo tendono a sposare le critiche che ai partiti di governo vengono rivolte da alcuni esponenti della classe imprenditoriale. Cioè il PC interpreta le critiche che una parte della classe imprenditoriale rivolge al pentapartito come la manifestazione tangibile della crisi di un sistema basato sul predominio del capitale finanziario. Sistema basato sul predominio del capitale finanziario che viene criticato dai vari De Benedetti, per esempio, che secondo il PC sarebbero espressione di questo sistema, sarebbero espressione appunto sia il reganismo sia il riformismo debole del Partito Socialista Craxiano. Questi temi appunto sono ripresi nelle varie riunioni della direzione comunista che procedono la svolta della Bolognina. Nel rilevare il deterioramento del rapporto fra cittadini e Stato e le crescenti difficoltà
dello Stato stesso a favorire e guidare lo sviluppo economico italiano, il PC tende a indicare come responsabile solamente la classe dirigente politica, quella democristiana e socialista, che è appunto, che sarebbe appunto l'espressione italica dell'ideologia neoliberista. L'analisi tratteggiata della crisi da parte del PC appare sempre più vaga e si concentra appunto sulle responsabilità dei partiti di governo, trascurando ad esempio gli effetti dell'atto unico europeo, che impone il divieto di erogare aiuti di Stato e di fatto avvia il processo che porterà alla privatizzazione delle imprese pubbliche. A partire dal 1985, nel quadro della liberalizzazione dei movimenti di capitali, del processo di integrazione e della globalizzazione, si assiste a una crescita progressiva del debito pubblico italiano. Anche in questo caso, alla vigilia del congresso dell'86, la direzione del PC approva un documento sulla crisi fiscale e dopo aver descritto le disfunzioni del sistema fiscale e del welfare italiano, la questione del debito pubblico è inquadrata nella dimensione europea. La cosiddetta europeizzazione del debito pubblico italiano, secondo la direzione del PC, pone un problema di sovranità nazionale. Infatti la condizione essenziale di questa operazione di finanziamento senza risanamento sarà che la lira non sia governata dal governo italiano e che quindi non oscilli e il debito quindi sia denominato in ECU o in marchi. Dal punto di vista politico, secondo le analisi del PC, la condizione sarà che il creditore chiederebbe il rimborso se il governo italiano finisse sotto l'influenza della sinistra. Il problema quindi è la mancata razionalizzazione del sistema da parte della classe politica, che è all'origine del deterioramento progressivo della funzione di governo dell'economia da parte dello Stato, che aveva reso possibile la modernizzazione del paese nel corso degli anni 50 e 60. In questo caso l'analisi del PC appare piegata ancora una volta sull'inadeguatezza della sola classe dirigente politica nell'adottare politiche economiche e fiscali efficaci e non tiene sufficientemente conto del vincolo esterno costituito dal processo di integrazione europea, dalla liberalizzazione dei capitali, eccetera, che tende a stravolgere le modalità con cui l'Italia aveva partecipato al trentennio di sviluppo post 1945. Sulla base di questa lettura della fase economica e politica nazionale e internazionale, l'idea principale che muove l'azione dei dirigenti protagonisti della trasformazione del PC è che il partito non sia più capace di raccogliere le forze e le culture per una nuova egemonia nella società italiana. Di fronte alla presa d'atto di questa insufficienza, la soluzione prospettata è quella di rifondare il partito per costruire, cito, le condizioni di una sinistra potenzialmente maggioritaria, artefice di una, cito ancora, rivoluzione democratica. Nel numero di Rinascita del luglio 1990, in un articolo intitolato Lo spazio di una nuova sinistra è ripresa questa questione. La crisi, infatti, non è soltanto quella del comunismo, ma soprattutto in Italia è anche una crisi di governabilità e di legittimità politica. La previsione è che il sistema di governo democristiano e socialista, basato su uno strano modello che implica trasferimenti di risorse agli strati popolari in forme clientelari, sia al capolinea, sia fortemente destabilizzato dal processo di unificazione europea e dai vincoli da esso creati. Ciò pone il paese di fronte a due strade, secondo i dirigenti del PC. La prima è quella dell'accettazione passiva di questi vincoli europei, che determinerebbe il taglio generalizzato degli investimenti statali, lo smantellamento dello Stato sociale, l'abbassamento del costo del lavoro, l'approfondimento della frattura fra nord e sud del paese. La seconda opzione, la seconda strada, è quella che la sinistra riesca a portare la propria sfida sul piano della opposizione programmatica, capace di dar vita a una maggioranza in grado di garantire un nuovo compromesso sociale. Secondo il gruppo dirigente riunito intorno ad Occhetto, il crollo dell'impero sovietico coinciderebbe infatti con la fine del ciclo neoliberista, del ciclo dello sviluppo capitalistico, appunto a egemonia neoliberista, a egemonia thatcheriana e reaganiana.
La fine del sistema di relazioni internazionali novecentesco e del ciclo economico liberista e neoconservatore quindi dovrebbe indurre, cito ancora, tutte le componenti della sinistra interna ed esterna al PC a misurare su di esso le proprie politiche, dialogando con i settori più avanzati della borghesia italiana, della classe dirigente imprenditoriale. Per il PC il neoliberismo ha fatto sì che lo Stato non sia più garante dei diritti sociali, ma nemmeno sia divenuto una liberal democrazia classica in cui i cittadini restano divisi tra ricchi e poveri. Il gruppo dirigente del PC riconosce nel passaggio di fine anni Ottanta non solo il fallimento e il crollo del socialismo reale, ma anche la fine del ciclo neoliberista. Pertanto scorge in questa doppia cesura la possibilità di accreditarsi come classe dirigente al posto della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista di Craxi, che erano stati gli interpreti, l'espressione politica di quel ciclo liberista giunto al termine. Una volta superata definitivamente la discriminante anticomunista, superamento favorito dalla fine della Guerra Fredda e dall'ingresso nell'Internazionale Socialista, l'intento è quello di entrare in sintonia con i settori più avanzati della società civile e della classe imprenditoriale, desiderosi di una modernizzazione politica e condivide la fiducia nel processo di integrazione europea, nel fatto che esso possa fungere da volano di una serie di riforme che sanciscano l'uscita a sinistra dal reganismo all'italiana. Così nel discorso sulla rivoluzione democratica si realizza una sorta di riformulazione dell'eredità berlingueriana. Berlinguer infatti aveva posto la questione della riforma intellettuale e morale del paese alla base della conferma dell'identità comunista e anticapitalista del partito, della promozione di nuove forme di conflittualità sociale e politica e della ricerca di un nuovo modello di socialismo. In questo caso invece il riferimento all'identità antagonista alla rivoluzione democratica ha come obiettivo soltanto la classe politica di governo e individua come interlocutori principali i movimenti per i diritti civili e individuali e quei settori della classe imprenditoriale che invocano un processo di modernizzazione del paese che gli permetta di competere a livello europeo e mondiale. Nell'analisi del PC è presente, dell'ultimo PC, è presente una sorta di rilevazione empirica di diversi modi che caratterizzano l'evoluzione del capitalismo a partire dagli anni Ottanta. La finanziarizzazione, l'egemonia tedesca sul processo di integrazione europea, le modalità con cui l'Italia si inserisce nello spazio integrato continentale, l'erosione della sovranità nazionale, delle forme assunte dalla rappresentanza democratica. Tuttavia questi aspetti non sono letti come caratterizzanti una ridefinizione complessiva nazionale e internazionale dell'egemonia capitalistica, ma sono considerati superabili attraverso l'iniziativa politica riformista di un nuovo soggetto politico sorto dall'incontro degli eredi del Partito Comunista ai settori più avanzati della società civile. Iniziativa che avrebbe dovuto dispiegarsi sia sul piano nazionale che europeo. Emerge quindi l'incapacità di elaborare una critica complessiva del modello di sviluppo incentrata sul nesso nazionale e internazionale e la rinuncia a compiere uno sforzo di comprensione delle forme di scomposizione e di frammentazione del conflitto sociale che avevano subito una forte accelerazione nel corso degli anni Ottanta. In questo modo possiamo dire che il gruppo dirigente comunista scivola in una condizione di subalternità ai nuovi modelli egemonici. Gli eredi del comunismo italiano in qualche modo si assumeranno il compito a partire dagli anni 90 di adeguare il sistema politico nazionale alle democrazie moderne, alle democrazie in qualche modo post-industriali, post-keynesiane, rimpiazzando la questione dello sviluppo con quella delle regole, senza più porsi il problema della messa in discussione del modello di sviluppo capitalistico. Un compito che a partire dagli anni 90 negli altri paesi europei verrà assunto dai partiti laburisti, socialisti e socialdemocratici. Io mi fermo qui e ringrazio chi mi ha ascoltato per l'attenzione.
Grazie, grazie a Marco Di Maggio per la lezione di oggi che conclude il nostro ciclo di incontri sulla storia del PC. Come sempre, lasciamo a disposizione qualche minuto per permettere al pubblico di rivolgere delle domande al relatore e intanto vi ricordo che questa lezione potrà essere vista o rivista sul canale YouTube di Storia Magistra. Lì troverete anche le lezioni precedenti e vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla nostra pagina Facebook per restare sempre aggiornati sulle nostre iniziative. E se questo ciclo di lezioni vi è piaciuto, vi invitiamo anche a sostenere e a scoprire la nostra rivista Storia Magistra, a sostenerla sottoscrivendo l'abbonamento, acquistandone i fascicoli o effettuando eventualmente delle donazioni. Inoltre vi segnalo che è uscito da poco un nuovo volume per la collezione BHM che ha come titolo Il diritto alla storia, saggi, testimonianze e documenti per Historia Magistra 2009-2019, che ripercorre in parte la storia della rivista. Che per il decennale, siamo ormai invece giunti già al 12° anno di vita di questa rivista, ma avevamo realizzato questo volume per il decennale e oltre a ripercorrere la storia di Storia Magistra, intende riflettere anche, diciamo, sullo stato della ricerca storica, in particolare sul rapporto tra la storia e le altre discipline. Potete acquistarlo seguendo le indicazioni sul sito Historia Magistra, lì troverete tutte le informazioni. Se ci fosse bisogno di ulteriori informazioni, potete contattarci sui nostri canali social. Allora, se non mi pare ci siano adesso altri interventi, se non ci sono domande, allora saluto Marco Di Maggio, lo ringrazio ancora per la sua lezione. Grazie Marco. Grazie a te Guglielmo per E l'organizzazione e prendo, per grazie, prendo ancora qualche minuto per salutare, diciamo, per concludere questo ciclo di incontri. Ringrazio ancora una volta per le loro lezioni Angelo Dorsi, Marco Albertaro, Francesca Chiarotto, Alexander Hubel, Paolo Favilli e di nuovo Marco Di Maggio. Ringrazio tutto lo staff di Storia Magistra per aver contribuito alla realizzazione di questo ciclo di incontri sulla storia del PC. Grazie a tutti voi per aver seguito le nostre lezioni, che come abbiamo detto resteranno comunque sul nostro canale di YouTube. Vi annuncio anche che stiamo valutando la possibilità di pubblicare un volume sulla storia del Partito Comunista Italiano, partendo proprio dalle relazioni delle persone che sono intervenute fino ad ora, ma anche eventualmente accogliendo i contributi di altri studiosi e altre studiose. Il nostro seminario, Il secolo breve del comunismo italiano, si conclude qua. Auguro a tutte e a tutte una buona serata. Un caro saluto.